Buongiorno Luigi Di Maio, buongiorno. Vicepresidenza Camera dei Deputati e ormai per voce comune, investitura diciamo anche giornalistica, leader indiscusso del Movimento 5 Stelle insieme ad altri. Dunque, oggi il Movimento 5 Stelle, come ci si aspettava, è stato un po' il centro del discorso, un discorso importante che Matteo Renzi ha fatto oggi all'Assemblea del PD. Importante perché? Perché in fondo ha fatto il bilancio dei suoi primi due anni, il Premier ha due anni, e ne ha fatto uno, secondo me, di seconda parte di legislatura. Al centro di questa cosa ha preso come nemico diretto il Movimento 5 Stelle e devo dire, in questo ricambiando un attacco da parte vostra, insomma ormai questa è la grande tensione nella politica. Vediamo che cosa ha detto del Movimento 5 Stelle Matteo Renzi. I 5 Stelle sono quelli che quando non inseguono le sirene in mezzo al Mediterraneo, quando non credono ai complotti dell'allunaggio o dell'11 settembre, quando non si preoccupano delle scie chimiche o dei chip sotto pelle, quando non fanno tutto ciò, i 5 Stelle rivendicano il loro desiderio di governare. Vogliono governare. E si vede come governano a Quarto, a Bagheria, a Livorno. Ma quello che stanno facendo i 5 Stelle in questa fase è qualcosa di più. Non mi riferisco tanto alla polemica, c'è una frase che è strepitosa di una senatrice, una delle senatrici più importanti del 5 Stelle, che ha detto: a Roma ci fanno il complotto. Il complotto, ci vogliono far vincere. Ora io devo capire. Perché posso, noi siamo tutti cresciuti, generazione Aldo Biscardi, il complotto come regola di vita, no? Complotto. Ma l'idea che si arrivi al punto di dire che il complotto te lo fanno per farti vincere è la summa di tutto ciò che noi pensiamo possa non stare dentro la logica della politica. Il punto vero è che 5 Stelle ha un obiettivo, che è quello di fare il male del PD. Noi abbiamo un obiettivo, che è quello di fare il bene dell'Italia. Questa è la differenza fondamentale. Allora, attacco estremamente efficace Di Maio, questo lo dobbiamo dire. Intanto vi prende un po' in giro con una narrativa che è molto popolare contro di voi, le sirene, i complotti, le scie nei cieli, eccetera, eccetera, no? Questo è un pezzo di critica a voi viene fatto per essere un po', come dire, strani in questa vostra base. Questi sono i luoghi comuni, che è tutto quello che riesce ad esprimere Matteo Renzi contro il Movimento 5 Stelle. Presidente del Consiglio, segretario del partito di governo di questo paese, alla direzione del PD, fa uno show comico contro il Movimento 5 Stelle e sono le uniche argomentazioni che sa utilizzare. Delinea due cose: è molto preoccupato del Movimento 5 Stelle e secondo me ha ragione. E secondo, il fatto che questi signori non hanno argomentazioni ma devono scaricare, lei prima diceva, un violento attacco al Movimento 5 Stelle, un comico attacco al Movimento 5 Stelle che delinea una cosa: Renzi deve scaricare delle colpe a qualcuno. Nel 2015 in Italia abbiamo avuto 110 miliardi di debito pubblico in più, ci ha indebitati per 1.800 euro a testa in più e abbiamo avuto un'emigrazione di 100.000 italiani, il 12% in più, è scomparsa nel 2015 una città come Bolzano. Ora, il 2015 è stato quello che io chiamo l'anno della dittatura dell'ottimismo renziano, in cui le cose dovevano andare bene, se dicevi che non andavano bene andava male. 100.000 persone sono emigrate, quindi evidentemente le cose non andavano così bene. Io penso che sia un errore concentrare il dibattito pubblico e politico sullo scontro PD Movimento 5 Stelle. Pensiamo agli italiani a salvare per esempio le pensioni di reversibilità che il governo Renzi col disegno di legge Poletti sta attaccando. Però Di Maio, sempre per rimanere, lei dice pochi argomenti, però lui fa un discorso secondo me su cui voi avete un po' un tallone d'Achille, devo dire, insomma su questo forse non ha torto nel suo attacco. Lui dice è nato, cioè lo scopo dell'M5S è quello di fare del male al PD e faceva riferimento a una storia che è una storia su cui voi stessi un po' siete in difficoltà, che è quella delle unioni civili. La settimana scorsa, tanto per ripetere per i nostri ascoltatori cosa è successo, si diceva ci fosse un accordo con gli M5S, poi lei mi dirà se è vero o non è vero, invece improvvisamente il senatore Airola ha annunciato
che non si votava il canguro. Il canguro è un sistema per cui si passano, invece di votare 500 emendamenti, si saltano tutti con uno solo. E dentro, facendo così saltare l'intera approvazione della legge, una cosa su cui il vostro stesso movimento vi ha criticato tantissimo. Che risposta avete su questo? Io posso immaginare i cittadini italiani che confusione abbiano nei confronti di questa vicenda, perché vedono un Presidente del Consiglio che non è capace neanche di portare a casa una legge sulle unioni civili perché il suo partito è spaccato, ma la principale forza di opposizione, il Movimento 5 Stelle, sta dicendo al Governo: guardate che noi ci siamo sempre stati al 100% sulle unioni civili. Il vero problema è che nel Partito Democratico ci sono mille correnti che si stanno combattendo, c'è una guerra tra bande e ci sono molti che non vogliono le unioni civili. Ora io lancio un appello da questa trasmissione al Premier Renzi. Noi sulle unioni civili ci siamo al 100% come Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico vuole votare questa legge e la possiamo votare in 3 giorni, come dicono i tecnici del Senato, oppure vuole fare propaganda sulla pelle dei diritti, ecco, allora, e dei cittadini? Diciamo che questo suo appello è non propagandistico, perché no, oggi, non vuole esserlo, altrimenti lui, lei non me lo consentirebbe, certo, credo. Certo. Mettiamo che non è propagandistico, e infatti Renzi oggi ha detto sulle unioni civili, dopo il fallimento dovuto, diciamo, al tra virgolette, non l'ha detto, lo dico io per sintesi, del M5S, ha lasciato questa opzione, ha detto noi ricominciamo e abbiamo 2 possibilità, o fidarci ancora dell'M5S oppure mettere la fiducia. Lei mi dice che il suo appello a Renzi significa che siete pronti ad andare votazione per votazione su tutti quelli, allora, che guarda, sono gli emendamenti? Tutto il malinteso di cui la stampa si è presa una grande responsabilità, perché dire che il Movimento 5 Stelle ha fatto dietro front è una falsità. Tutto il discorso è utilizzare il... Non c'era mai stato l'accordo? Non c'è mai stato un accordo con il PD sulle unioni civili. C'è la volontà del Movimento 5 Stelle di votare una legge giusta, sì, quella delle unioni civili, che lo ricordiamo, significa che 2 persone che si amano dello stesso sesso possono avere diritto, unendosi civilmente, alla pensione di reversibilità, certo, che poi bisogna vedere se gli rimane, visto che Renzi la sta attaccando, alle eredità, al subentro del contratto d'affitto, di questo stiamo parlando. E noi hanno il diritto di adottare il figliastro, cioè un figlio già esistente, non sono le adozioni gay, spieghiamolo, perché si è fatta tanta disinformazione. Noi su questa legge ci siamo, sulle unioni civili abbiamo chiesto ai cittadini di esprimersi tra i nostri iscritti, di esprimersi, e hanno detto che dobbiamo votarla e noi rispettiamo la volontà dei nostri iscritti. La mia domanda è, siete pronti ad andare al voto emendamento per emendamento, perché metto le liste e ricomincio? No, io ricomincerei domani. Perché ci vogliono 3 giorni per votare, allora, questa legge. Allora, qual è la vostra condotta? Qui l'unica questione è che noi non vogliamo votare il canguro, cioè l'autostrada verso la dittatura. Spieghiamolo solo un attimo alle persone. Significa che se io ho una legge e voglio discuterla, non posso discuterla. Allora, questa cosa io gliela dico da persona delle istituzioni. Io sono un uomo delle istituzioni e sono vicepresidente della Camera. Sì. Non possiamo votare un provvedimento o una misura che non è all'interno del regolamento del Senato. E questo lo dice, mi pare, anche il presidente del Senato Grasso in questi giorni. Sì. Poi magari rientriamo, però siccome lì fuori c'è moltissima gente, cattolici di un tipo e di un altro, per cui questa è una grande questione di coscienza, laici, per cui è un grande problema di diritti, la vostra stessa base che è divisa, i cattolici del PD che sono divisi a loro volta. Cerchiamo di entrare su che cosa succederà mercoledì, visto che lei ha fatto questo appello, no? Allora, significa che delle 2 opzioni, votate uno per uno a favore tutti i nuovi emendamenti, o no? I nuovi emendamenti? Sì, beh, no, gli emendamenti, quindi. I nuovi, quelli che sono sul tavolo da votare. Noi abbiamo mercoledì calendarizzato al Senato il disegno di legge sulle unioni civili. Esatto. Inizierà la discussione, la Costituzione ci dice che va votato articolo per articolo, noi vogliamo votarlo articolo per articolo con l'obiettivo di portare a casa le unioni civili. Questa cosa qui significa anche che valuteremo emendamento per emendamento, ma non vogliamo stravolgere la legge. Quando Renzi mette la fiducia, come ne ha parlato oggi, ha detto io vorrei mettere la fiducia, significa che sta ammettendo le debolezze del PD, che non è compatto, anzi si scontrano all'interno, non si è capito neanche più, oltre la Cirinnà, chi altro voglia queste unioni civili, ma soprattutto si sta lanciando tra le braccia di Alfano, che significa stravolgere la legge, non sappiamo più che cosa sarà questa legge. Non sarebbe stato più semplice per voi, e prendo la parte di alcuni dei vostri del vostro movimento, io qui faccio spesso, io non so la a chi si riferisce del, lei. Beh, a blogger sostanzialmente, quindi gente anche che... evidentemente a troll, a profili internet.
internet, non a persone. Voi siete un movimento su internet, certo. E dovete prendervi il bello di. Ma scusi, dottoressa, quando noi abbiamo chiesto ai nostri iscritti di votare, gli iscritti si certificano con carta d'identità e hanno detto dovete votare le unioni. Va bene, civili. Allora lei sostiene che mi sta dicendo che nessuno della vostra base è stata scontenta di questa cosa? Secondo me è stato vittima della disinformazione su questo famoso canguro che è una ghigliottina. Però voglio dire, non sarebbe stato più semplice per voi semplicemente fare una protesta contro il canguro e votare? Oggi il ci canguro. Sarebbe stata la legge. Sì, votare la legge. Cioè vi siete trovati di guardi, fronte la legge da una parte e il canguro dall'altra. Io non sono Avete entrato, fatto una mossa molto politicista. Io non mi sono candidato per fare il Machiavelli della situazione. Mm. Come si vogliono approvare i diritti violando il diritto, così ci toglieranno i diritti violando il diritto. È questo che non si sta capendo. Noi abbiamo 3 giorni di lavoro in aula, non è nulla. Se il Senato si riunisce mercoledì, venerdì sera, abbiamo finito di votare la legge. Il problema è con quanti, senatori... Questo adoption? Lo deciderà l'Aula, noi abbiamo lasciato libertà di coscienza, ma la stepchild adoption, come si chiama, sarà sicuramente volontà dell'Aula decidere se ci dovrà essere. Senta, il vicepresidente della Camera Di Maio, lui, l'uomo, non il capo di un partito, io non eccetera, sono il capo eccetera. Di un partito, va bene, no? mi permetta un po' di scorciatoia, insomma, per semplificare la comunicazione. Comunque è un ruolo importante. Quello insomma, di vicepresidente esatto. della Camera è un ruolo anche importantissimo. Anche quello dentro il partito, di stare dentro un direttorio. Che è un non movimento. È l'unico, è il movimento. E allora, la questione è questa. Lei è a favore o no, personalmente, sulla stepchild adoption? Sì, l'ho già dichiarato. Io sono a favore della stepchild, ma abbiamo lasciato libertà di coscienza, perché su questo argomento, ricordiamolo, non sono le adozioni da parte di una coppia gay di un bambino, ma di un figlio di uno dei due. Quindi stiamo parlando di un tema che riguarda bambini già esistenti, riguarda 100-200 casi in Italia. Però c'è un grande dibattito sulla distorsione, il fatto che qualcuno va all'estero, fa un figlio con il cosiddetto utero in affitto, poi viene qui, ne chiede l'adozione. E su questo ci sono tanti dubbi e io invidio chi ha certezze. E quindi su questo abbiamo lasciato libertà di coscienza, precisando che il nostro obiettivo sono le unioni civili, cioè la possibilità di far unire civilmente due persone. Sì. Citerò un altro fatto che probabilmente anche lei considererà di nuovo una distorsione dei media. C'è stato un celebre, ormai possiamo dire celebre all'interno del mondo che osserva la politica, poll, un sondaggio di un famoso professore che si chiama Dalimonte, un sondaggista più accreditato, anche più che un sondaggista è un lettore di dati sostanzialmente, che segnala una contrarietà della vostra base alla stepchild adoption, che segnala che in fondo un problema più grande, che nella vostra base c'è una fortissima componente conservatrice e di destra, e questo un po' è stata la vera spiegazione, secondo alcuni, di questo vostro cambiare strategia tutto il tempo. Tra l'altro, diciamo, sugli emigranti abbiamo gli stessi risultati. È un problema per voi questa vostra base sociale o non ammettete di avere un problema? Beh, io non credo che abbiamo un problema se abbiamo un gruppo di persone che sostiene il Movimento 5 Stelle che è come il paese. Guardi che se lei chiede della stepchild adoption o delle unioni civili nel paese, troverà varie visioni, così come ci sono anche nel Movimento 5 Stelle, non sulle unioni civili, perché in questo paese siamo tutti d'accordo che due persone dello stesso sesso sì, che certo. vogliano convivere debbano avere certo. gli strumenti di diritto per riuscire a convivere. Certo. Ci sono diverse vedute e noi le rispettiamo, perché l'obiettivo principale, gliel'ho detto qual è arrivare a questa legge votandola col voto finale e istituendo le unioni civili. Non credo che sia una questione di sondaggi, perché se volevamo vedere i sondaggi, allora, alla fine avremmo dovuto continuamente cambiare rotta su questa legge. Io le dico che noi sulle unioni civili ci siamo al 100% dal primo giorno. Senta, sull'Europa, oggi il discorso di Renzi ha aperto formalmente, perché di fatto politicamente era già aperto, un discorso di grande critica all'Europa, ma soprattutto anche critica nei confronti di un'elite italiana considerata, diciamo, che è cresciuta nei passati 40 anni e nei ultimi 20 anni in più molto sotto le bandiere dell'Europa. Lei su questa storia dell'Europa, lei come Movimento 5 Stelle, sta con Renzi o trova che sia una posizione avventurista la sua? Lei conosce bene le nostre posizioni sull'Europa. Io credo in un'Unione Europea politica, ma che debba aiutare i suoi cittadini.
Oggi noi abbiamo un Premier che dalla patria abbaia, in patria abbaia verso l'Europa, però negli stessi giorni i suoi eurodeputati votano un trattato come quello sull'olio tunisino che finirà di massacrare i nostri agricoltori, come in questi stessi anni in cui Renzi abbaiava c'erano i trattati che hanno fatto entrare le arance marocchine e hanno ucciso i nostri agricoltori. Specifico. Allora io le dico, non si tratta di stare con Renzi o con l'Europa, io sono molto critico verso l'Europa, tra l'altro gli diamo 20 miliardi di euro ogni anno e ce ne tornano 10, ma Renzi parla punto. Soltanto perché Renzi ha aperto io una le racconto, discussione guardi, su quello io parlo semplicemente per quello che ho capito dire io. Questa cosa. Renzi ha un punto che tutti dovremmo passare, non soltanto lei, io, tutti i cittadini italiani, in cui la Commissione, il punto è quello in cui la Commissione dovrà decidere se dare o meno la flessibilità sui soldi, sui fondi per gli immigrati a Renzi, no? Un po' Renzi dice come sono stati dati i soldi per la Turchia, sì. Alla Turchia, 3,5 miliardi, tanto sarebbe per noi 3,5 miliardi il valore di questa flessibilità e in più significherebbe per i nostri spettatori non avere forse una manovra aggiuntiva. In quel momento sarete con Renzi o no? Appoggiate Renzi in questa battaglia o no? Noi la flessibilità la chiediamo e la chiedevamo anche a Renzi quando ha deciso invece di dare i soldi alla Turchia. Lei una settimana fa, si ricorderà il dibattito, 15 giorni fa, sì, sì. In cui Renzi diceva noi non vi diamo i soldi per la Turchia per gestire il flusso di migranti se voi non ci date la flessibilità. Poi è andato lì e ha detto qui ci sono 280 milioni di euro per la Turchia e non ha avuto nessuna risposta sulla flessibilità. Okay. Dall'altra parte dell'Europa c'è un leader di Stato che si chiama Cameron, sì. Che invece veramente sta difendendo gli interessi del suo paese, okay. E dice all'Unione Europea, cari signori, o mi date flessibilità e sovranità, okay, momento... oppure io faccio un referendum per uscire dall'Unione Ripeto, Europea. Ripeto, mettiamo che arriva zoppicando, come dice lei, al punto no, del No, arriva in maniera incoerente, guardi, è Va solo bene, una manovra mediatica quella di Renzi, perché è assurdo che abbiamo dato 280 milioni di euro alla Turchia, okay. Quando noi abbiamo un flusso di migranti ma molto più grande che dobbiamo rimane gestire. Il problema della richiesta di una flessibilità che per noi vale 3,5. Sono io a chiederlo all'Unione Europea, alla Commissione Europea. Io chiedo Quindi alla Commissione Europea e al Movimento 5 lato. Stelle. Sì, ma il discorso è se non ce la danno, qual è la reazione? No, beh, e poi ci occuperemo della reazione. No, mi scusi, no, perché poi è quella la coerenza. Qual è la perché vostra reazione? Noi abbiamo proposto nel 2013, nel nostro programma elettorale, un referendum sull'euro in questo paese. Sì. Perché l'abbiamo proposto? Perché sappiamo bene... Ma questa bene... è un'altra notizia, proporre... No, se lo ricorda? Sì, certo. Benissimo. Ma poi noi era un po' scomparsa. No, noi l'abbiamo proposto e lo continueremo a proporre. Perché vogliamo proporre Quindi un referendum sull'euro? Mi faccia capire, se l'Europa dice di no a Renzi, voi proponete... Ma guardi che l'Europa già ci ha detto di no. Beh, insomma, lei sta parlando di un momento... Lei sta parlando di 3 miliardi. No, no, ma mi faccia finire. Mi dica. Sono io che dico mi faccia finire. Prego. Cioè, se arriva... Vuol dire che abbiamo capovolto arriva... i rapporti. Sì, esatto, bravo. Se a Renzi viene detto di no, cioè su questa cosa voi proporrete di nuovo il referendum. Ma noi già l'abbiamo proposto, cioè non è che dipende da quel momento lì. Non quello di noi prima. Vogliamo Adesso che lo i cittadini, noi vogliamo che i cittadini italiani si esprimano sulla permanenza nell'euro perché è l'unico modo per far tremare l'establishment europeo che non gliene frega niente dell'unione politica, gliene frega dell'unione monetaria. Se tu fai un referendum e chiedi ai cittadini di votare, come sta facendo Cameron sull'Unione Europea che non lo può fare sull'euro perché ha la sterlina, certo. Allora tu alzi il peso contrattuale dell'Italia ai tavoli europei e vedrai come l'Unione Europea verrà a miti consigli okay, sui parametri che stanno strozzando le nostre imprese, stanno strozzando le nostre imprese agricole. Va bene. Senta, il caso quarto le ha fatto molto male? A lei, capito, il caso quarto le ha fatto molto male? A lei Campano? Io l'ho già dichiarato, sì, perché comunque è stato un brutto episodio, però se il PD avesse, o il PD o gli altri partiti in questi anni avessero reagito come abbiamo reagito noi, cioè se c'è solo il pericolo di un'infiltrazione, tu stacchi la spina e dici alle organizzazioni guardate che non ce n'è per nessuno, noi non vogliamo i vostri voti anche se non sono determinanti, beh avremo un paese differente in questo momento. Noi reagiamo in coerenza con quello che chiediamo agli altri partiti. Però il sindaco Rosa Capozzo se n'è ampiamente fregata ed è rimasta, è vero che quello voi lo decideranno cacciata. I cittadini. Quello lo decideranno i cittadini. È vero che voi sì. L'avete espulsa dal certo. Movimento, però rimane in testa a voi il fallimento di una... diciamo di un'amministrazione che si è talmente indebolita.
o si è a questo punto fatta ma così caotica? No, mi scusi, non ma non è una vostra responsabilità. Possiamo dire che se in un comune del Movimento 5 Stelle di 40.000 abitanti succede una cosa del genere è un fallimento. Abbiamo caso Quarto, invece, caso Bagheria, cioè caso Gela, caso Livorno, mi caso Civitavecchia. Che casi sono quelli? No, perché sono casi tutti molto diversi. Ah, adesso ecco, è inutile ecco. Che passiamo. Perché che io so sono di oltre 100 casi... comuni, per esempio, del PD sciolti per organizzazioni criminali, no? Per un fallimento. Per noi il caso Quarto, in cui siamo intervenuti prima di qualsiasi azione, altro, diventa un fallimento. Mi dispiace questa cosa qui. Onorevole Di Maio, è una, come dire, il fatto che voi vengono richiesti standard più alti, certo, non significa una cosa negativa nei vostri confronti. No, anzi, io sono è contento un che ci chiediate fiducia, standard più capisce? Alti. Però certo, noi lo standard l'abbiamo mantenuto alto nella reazione. E anche i cittadini, anche chi vi vota, capisce? Però io non ci sto quando si dice c'è il caso Livorno o c'è il caso Civitavecchia o c'è il caso Bagheria. Entrare in tutti loro. Io non però sono d'accordo, dire, sì, perché questi strumenti, sono questi argomenti, se noi li andiamo ad analizzare, sono punti di forza. Cioè, se a Livorno stiamo contrastando una municipalizzata, allora, che, è una grande, che è un grande carrozzone politico, deve essere una cosa che ci deve essere dato atto, non deve essere una penalizzazione, perché gli altri, però, i carrozzoni politici noi li creano. Noi abbiamo qui un sondaggio. Bene. Spero che lo facciate vedere anche in TV, dove è evidente, è un sondaggio che è uscito oggi peraltro sulla stampa e comunque esce, è un sondaggio che è stato fatto è una cosa seria, credo da termometropolitico.it. Ecco, mi sono ricordata, in cui chiaramente ci sono due punti di caduta dei vostri che coincidono abbastanza, è un divario sugli ultimi tempi, su proprio, vede, sì, dal 3 gennaio al 3 febbraio, quindi un mese, un passaggio dal 29 al 23 in cui secondo gli analisti ha contato moltissimo la storia di Quarto e la storia naturalmente del comportamento sulle leggi, sulle unioni civili. Questo è un tipo di, diciamo, di sondaggio che non ve ne frega niente, dite che sia una cosa che non sbagliata. No, ma o io tutto il rispetto per qualcosa. I sondaggi, però il punto fondamentale è: noi dobbiamo fare e orientare le nostre azioni in base a come crescono o decrescono i sondaggi, o dobbiamo fare quello che è giusto? Perché se lei mi dice che chiedere le dimissioni di un sindaco che governa un comune in cui ci potrebbe essere stato qualche problema dal punto di vista delle infiltrazioni, credo che sia sacrosanto. Poi se per il paese e per i cittadini questa cosa non è comprensibile, la spiegheremo. Va bene, spiegheremo le però, nostre ragioni. Però, se contrastare in questo momento un carrozzone politico è una cosa che fa perdere voti, e beh, allora siamo condannati a perdere voti, perché noi gli enti inutili non li vogliamo e vogliamo contrastarli. Però lei è troppo intelligente per non sapere dove la sto portando, cioè tutti questi casi di cui parliamo, non, a voi non si in questi casi non si accolla a voi un problema di ambiguità politiche o un problema di opacità legale, quello che c'è un po' si riscontra e che porta alla sfiducia, diciamo a una caduta di fiducia, non tantissimo, ma c'è da parte dei vostri stessi votanti o cittadini, è il fatto che messi alla prova non riuscite a dare l'impressione di saper governare. E questa è una cosa che comincia a pesare anche sul vostro futuro a Roma. Questo è un problema che vi state ponendo o anche questo è un problema che respingete come speculazione di stampa? Io penso che si possa sempre migliorare, mm-hmm, però sapere che abbiamo ereditato comuni pieni di debiti e nonostante questo stiamo facendo un reddito di cittadinanza comunale primo in Italia per le famiglie bisognose. Sapere che a Ragusa c'è un sindaco che sta contrastando le trivellazioni petrolifere per rilanciare il turismo e l'agricoltura, per me è una cosa che mi riempie di orgoglio, solo che di queste cose se ne parla poco. Dobbiamo sempre di più migliorare la selezione ma visto dei che nostri... voi siete no. nuovi, prima o poi riuscirete a curarvi del vizio famoso dei politici? Qual è il vizio che dei politici? Dice sempre le cose buone non se ne parla, parlate solo delle cose mi sembra negative. Che ne abbiamo parlato delle cose cattive, però mi sembra che abbiamo parlato delle cose cattive, ma mi sembra che quando ci siano dei problemi le forze politiche si valutano da come reagiscono. Uh-huh. Oggi noi stiamo io lo vedo nel Movimento 5 Stelle, ci prepariamo alle comunali di Roma, esatto, e abbiamo
alle comunali di Roma come di tante altre grandi città, e stiamo lavorando ad una selezione che passa molto di più, per esempio, per le competenze. 200 candidati a Roma che hanno potuto caricare, questi sono i sei, che hanno dovuto caricare il curriculum vitae, a cui abbiamo dato più attenzione dal punto di vista anche casellari giudiziari, certificati penali, perché da noi chi si candida deve essere incensurato, mentre negli altri partiti fanno carriera politica. E soprattutto anche abbiamo, se a quarto vi è scappato il più votato, era persona, era incensurato. Non ho capito, quando è stato candidato? Problemi. Quando è stato candidato? Beh, insomma, quando è stato eletto era il più votato, quello sì? di quarto. Ed era incensurato, no? Ed era anche, mi sembra, un sottufficiale della Guardia Costiera, certo, o sbaglio? Sto semplicemente dicendo che non è semplice. Qui io le parlo di una, io faccio parte, no? di una, sono cittadino di una regione in cui il presidente si chiama Vincenzo De Luca. Anche io, e anche lei, quindi sa bene a cosa mi riferisco in quel momento. Onorevole Di Maio. Le stavo dicendo, il nostro obiettivo oggi è continuare a inondare le istituzioni con cittadini e la parte migliore del paese che vuole partecipare al cambiamento. Questi, abbiamo queste una persone, piccola clip su queste persone, persone prima sì. che lancia la clip voglio solo dirle una cosa. Noi nel selezionare queste persone abbiamo curato molto di più quest'anno, secondo me, le competenze. Perché il fatto di caricare il curriculum vitae, che le persone che le selezionavano dovevano vedere la loro storia professionale, da dove venissero, che esperienza avessero, ha prodotto qui, di queste persone, 4 su 6 sono consiglieri uscenti. Sì, infatti, a Torino la nostra votati. Candidata sindaco Chiara Appendino è una manager ed è anche consigliera uscente. Vediamo un attimo Quindi questa clip minima. Credo che il movimento su questo stia dando molta due attenzione. Due di questi, Raggi e De Vito, sono stati anche già ospiti qui all'epoca della crisi di De Vito. Sì, fu una bellissima puntata. Ciao a tutti, sono Annalisa Bernabei, sono una studentessa di ingegneria di architettura. Paolo Ferrara. Impiegato nella Guardia di Finanza e attivista dal 2008. Teresa Zotta, sono del 15° municipio. Cosa faccio? Vado all'estero a cercare migliori opportunità o resto in Italia, nella mia città, a Roma, a cercare di cambiare le cose? Dovremmo saper dire no ai privilegi, no ai favoritismi, no ai parenti, alle parentopoli e sì alla legalità e all'onestà. Qui non servono eroi, servono persone oneste e competenti, e mettere a disposizione degli altri onestà e competenza è molto gratificante. Sono stata un'insegnante, anche collaboratore vicario, quindi ho conosciuto la macchina amministrativa. Sono stanca e non tollero più il degrado che affligge la mia città. Io mi sento pronta al 100% per questa nostra sfida in cui ho sempre creduto, con l'esperienza acquisita, con dedizione totale, con la testa e con il cuore. Noi siamo pronti a darti voce, ma tu avrai coraggio? Ecco, è bella questa cosa, questa cosa che avete fatto, ma come dice Renzi, il primo dei non usciti, il primo dei non entrati nella lista dei primi sei aveva 171 voti. Certo. Cioè sono molto molto pochi rispetto alle primarie. Io mi dispiace, sto facendo il paragone con le primarie del PD, che mi sembra un paragone infelice, visto tutto quello che è successo tra cinesi, Rom, perfetto, e tutto quello che hanno prodotto le distorsioni delle tessere. C'erano i famosi 5 cinesi. In questo caso però era una battuta, era una citazione Di Maio. Forse mi non sembra varrebbe, che il non cinese sarebbe, Liguria fu cioè, obiettivamente colpito su questo sono primarie un po' così, insomma, no? Sono che forse a voi stessi non vi convengono. Le voglio perché dire, non avete messo le voglio dire Di Battista? Le voglio dire prima di tutto una cosa, la polemica su Di Battista, perché non si candida, noi abbiamo dei principi, chi viene eletto da una parte, chi viene eletto alla Camera dei Deputati dai cittadini, si è impegnato con i cittadini per un programma e lo deve realizzare in 5 anni. Sì, l'ho capito, però i cittadini però sono anche quelli di Roma, no? Certo, lo i cittadini di Roma hanno persone di tutta preparazione, di enorme preparazione che potranno rappresentarli, tre delle persone. Il che ha complotto visto lì per farci vincere? Aspetti un attimo. Tre delle persone che sono lì in quella erano candidatura, che erano anche in questo studio, certo, sono coloro che con una commissione d'inchiesta sulla spesa pubblica del Campidoglio hanno trovato 1 miliardo di euro di sprechi all'anno che fa il Comune di Roma. Li abbiamo chiamati si ricordano? Per questo. Ora, quelle persone sono quelle che sono riuscite ad ottenere un rapporto, una relazione, che sarà la nostra bussola quando governeremo Roma. Andiamo ad aggredire quel miliardo di euro, destiniamolo ai servizi essenziali e facciamo delle cose normali con delle persone normali. A me vengono i brividi a vedere queste persone che sono cittadini in cui si riconoscono tanti altri. Scelti che nelle potranno primarie per voti da 171 a 300. Certo, no, insomma, ci arriviamo cioè a quello. Le voglio dire con molta tranquillità come funzionano le cosiddette primarie, le nostre sono comunarie.
Noi abbiamo degli iscritti a Roma che hanno una storia di partecipazione nei quartieri, che conoscono bene tutte le questioni di ogni quartiere e municipio di Roma, che votano e che sono dei grandi elettori. Quei 171 che hanno votato sono persone certificate sul nostro portale Da Una Vita, che partecipano alle votazioni, che conoscono i problemi e conoscono le persone. Non sono persone a cui che hanno portato elettori in fila fuori al circolo a farli votare il giorno prima e poi cosa, il giorno dopo non sanno neanche questa chi hanno votato. Questa dei grandi elettori è una discussione che faremo un'altra volta. Con piacere. È molto interessante. Mi dica soltanto allora perché è sfuggito, nel cor sfuggita questa frase alla senatrice Lombardi, ha detto... Alla senatrice 100, Taverna. Taverna, sì. Un po' le confondo. Sì, è deputata. Ha detto Lombardi. Perché ha detto il complotto per... No, secondo me, io l'ho già, mi sono confrontato con Paola, lei si riferiva ad una questione importante, cioè il fatto che avremo tutti contro quando governeremo Roma, quello sicuramente ci sarà. In che ma senso noi vogliamo era un governare, complotto per farci noi vincere? Vogliamo governare Roma, questo è il punto. E come le è venuto la traduzione di avremo tutti contro in un complotto per farci vincere? Beh, c'è un modo, si vuole affossare il Movimento 5 Stelle in questo senso. Quando governerà Roma. Ah, quando governerà Roma, va bene, era una sintesi molto giornalistica, audace. Beh, forse magari era una sintesi della stessa... Allora lo chiederete a Paola Taverna. Lo chiederemo Taverna, a lei, lo so, va bene. Senta, io la ringrazio e avremo sicuramente modo di ridiscutere queste cose. Nel frattempo state con noi per Kilimangiaro e c'è la replica intorno all'una di notte di mezz'ora. Ringraziamo tutte quelle, devo dire, tantissime persone che ci seguono anche di notte. Grazie, grazie. Ci rivediamo domenica.